Le pillole di conoscenza sono video di carattere divulgativo, progettati e realizzati da alunni e docenti dell'ISIS Europa di Pomigliano d'Arco e pubblicati sul web perché tutti possano fruirne liberamente e gratuitamente. Lo scopo è quello di riassumere in pochi minuti i concetti chiave di uno specifico argomento e di proporli in maniera semplice, chiara e piacevole. Insomma, uno strumento informativo e divulgativo estremamente flessibile e facilmente fruibile, ma soprattutto un innovativo strumento didattico. Il web è per sua natura il miglior veicolo per la diffusione di contenuti multimediali in grado di supportare e potenziare l'apprendimento, e questa modalità divulgativa ha spesso mostrato una buona efficacia. Ma il vero valore aggiunto delle pillole di conoscenza è il coinvolgimento totale degli alunni, attori protagonisti di processi di apprendimento innovativi e pluridisciplinari, finalizzati alla loro realizzazione. Ma come nasce una pillola di conoscenza? Ciascuna delle 10 fasi realizzative rappresenta in realtà solo l'ultimo stadio di processi e percorsi di apprendimento basati sul learning by doing, sulle dinamiche collaborative tipiche del lavoro di gruppo, sulla didattica capovolta e sull'utilizzo ragionato e consapevole delle nuove tecnologie informatiche. Esse permettono, da un lato, la costruzione di un prodotto solo apparentemente semplice, dall'altro supportano e valorizzano il lavoro anche in remoto dei vari gruppi di alunni, volto all'acquisizione di nuove competenze disciplinari e trasversali. Ecco quindi come funziona la fabbrica delle pillole. Individuazione dell'argomento da trattare, per esempio riferito ad uno dei quattro assi culturali, oppure ispirato alla vita di tutti i giorni e ai problemi dei nostri tempi. Realizzazione da parte degli allievi coinvolti di un testo guida, in grado di riassumere in maniera semplice ma non banale i concetti chiave dell'argomento prescelto. È questo il punto d'arrivo di un articolato processo interdisciplinare nel quale più docenti guidano i ragazzi alla ricerca libera e autonoma di materiale anche online e dalla sintesi a più mani del testo finale. Ricerca sul web e catalogazione di materiale multimediale liberamente utilizzabile, correlato al testo guida. Immagini, disegni, grafici, musica, video, che verranno poi selezionati e utilizzati nelle fasi successive. Realizzazione della voce guida. In questa fase ci si concentra sulla scelta di una voce in grado di recitare adeguatamente il testo, leggendolo e interpretandolo al meglio, con le giuste pause e sfumature, per riuscire a trasmettere nella maniera più adeguata il contenuto della pillola. Realizzazione con la Web Application Prezi del piano sequenza che costituirà la base dell'animazione finale. In essa vengono evidenziati ed illustrati visivamente il contesto, i concetti e le parole chiave precedentemente identificati nel testo guida. Realizzazione con un software di editing video avanzato dei titoli di testa e di coda, utilizzando un format originale sviluppato nel 2013 da docenti e allievi dell'ISIS Europa. Assemblaggio con un software di editing e produzione video del piano sequenza dei titoli di testa e di coda, con l'aggiunta di effetti speciali, del commento musicale e della voce guida, opportunamente sincronizzati con l'animazione. Rendering del video finale, solitamente in alta definizione. Pubblicazione della pillola, testo, video, scheda con codice QR sul portale www.pilloledi.it, creato nell'anno 2013 per contenere e presentare in maniera organica le varie pillole, opportunamente catalogate e suddivise per aree o discipline. Pubblicazione della pillola video sul canale YouTube Pillole di Conoscenza.